Mini recensione richiesta da William Di Martino che la dedica a Carlo. Il film di cui vuole che parli è Il caso Thomas Crawford di Gregory Oblitt con Ryan Gosling e Anthony Hopkins. Produzione americana del 2007, un giallo quasi classico se vogliamo, questo film di Oblitt che aveva fatto già il buon Scheggi di paura e che si rivelava anche mi pare con Il tocco del male, un regista comunque sapeva fare il suo mestiere e questo si vede anche in questo caso. Thomas Crawford non è assolutamente un regista di super talento, è un regista che sa dove mettere la macchina da presa. Ryan Gosling con una recitazione molto trattenuta e un Anthony Hopkins un po' gigionesco, un po' alla solita, diciamo un po' alla Cannibal, all'Hannibal un'altra volta, ma che comunque fa bene il suo mestiere in questo thriller che narra la storia di Thomas Crawford, che appunto è un magnate dell'aeronautica, è un uomo ricchissimo che scopre che la moglie lo tradisce con che la moglie ha una tresca con dei detective della polizia Tal Nally e praticamente decide di ucciderla. Ho fatto questo però. Decide anche di confessare il tutto e di praticamente andare a processo. Decide di essere praticamente l'accusa il giovane Billy Beckham, appunto Ryan Gosling, che sta per entrare in un grande studio di avvocati che decide di prendere questo caso che gli sembra così semplice, ma sarà molto più intricato di quello che sembra e di lì in poi tutti i colpi di scena che avverranno fino al discreto finale. Allora, questo caso Thomas Crawford è il classico filmetto per me, molti hanno gridato al capolavoro, il grande giallo, no? E bisogna dire che gli attori sono bravi, che il film tutto sommato ha un discreto ritmo e che però la sceneggiatura ogni tanto è un po' prevedibile e che alla fin fine il film è un po' moscetto, bisogna dargli la verità, non riesce a tenere altissima la tensione nonostante si lasci guardare abbastanza volentieri. Siamo di fronte al classico giallo con delle buone musiche, con un montaggio curato, con una fotografia curatissima e che però purtroppo sembra quasi avere i tempi di una serie TV in un certo senso, di una puntata di CSI per capirsi. E forse il fatto che Oblitt venisse appunto dalla televisione un po' lo ha affermato a livello di messa in scena, nonostante, ripeto, sia un regista che sa fare il suo mestiere e come tale segue gli attori senza esagerare in tecnica, e meno male perché tanto a poco serviva, ma avendo abbastanza tensione, abbastanza ritmo e dando appunto alla fin fine dei buoni colpi di scena. Ripeto, quello che non funziona forse è proprio nella totalità. Ecco, la narrazione ogni tanto va su e giù, il ritmo, come ho detto, c'è e la tensione c'è, però ogni tanto scema è per eccessiva forse voglia di raccontare. Ecco, forse il film deve essere un pochino più ermetico in certi momenti e farci scoprire le cose un po' andando avanti. Quelle che ci fa scoprire sono anche ben messe, ma nel complesso, comunque, pur essendo un film che io ho guardato volentieri perché comunque è un thriller comunque a livello visivo e di buona fattura, però ripeto, per me c'è un sistema, un modo di fare che lo rende un pochino troppo facile in certe soluzioni di scrivere esecuzione del compito, che per alcuni quindi può essere un ottimo thriller, per altri può essere un modesto thrillerino. Per me la via è di mezzo, è un thriller che mi ha divertito, l'ho visto una volta, l'ho visto due volte, dice, una volta al cinema, una volta quando è uscito il DVD e mi sono bastate, me lo ricordo abbastanza bene per ricordarmi appunto che è un classico film di mestiere, di quelli che guardi e poi ti dimentichi che però comunque nel momento in cui lo guardi qualcosa ti lascia. Si poteva fare di più, certo, ma si poteva fare anche molto peggio come è stato fatto poi negli anni a seguire. Quindi il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook, Instagram, venitemi a vedere a giro per l'Italia per quando faccio le cose. E insomma, questo Thomas Crawford, se amate il classico giallo thriller puro all'americana, probabilmente è un film che adorerete. Io amo il classico giallo thriller all'americana, ma forse ne ho visti un pochino troppo e alla fine mi è sembrato di avere tanti déjà vu. Nel mezzo comunque ha una discreta visione che nel complesso comunque, ripeto, non è assolutamente tempo perso. Poi l'ultima parola spetta sempre a voi, il link è qua sotto.